quando avevo 20 anni, diciamo, diffidavo di quei film, di quei registi che si accontentavano di avere un tema importante e quindi si disinteressavano di fare un buon film, possibilmente anche innovativo. Come dire, che invitavano, obbligavano il pubblico ad abbandonare vecchie categorie estetiche come bello e brutto, no? Devi vedere questo film perché è un film importante. Ecco, anche a 20 anni non credevo in questi discorsi. E questo fin dall'inizio, ecco, il primo cortometraggio del 73, in epoca ancora di militanza, ecco, non c'era ancora quello che in Italia qualche anno dopo fu chiamato il riflusso, non so se qui c'è un'espressione corrispondente, quando poi diciamo c'è stata un po' la crisi della militanza nei gruppi gauchisti, eccetera. E, ecco, quindi io fin dall'inizio, ancora in tempi molto ideologici, 73, io così insomma così prendevo in giro appunto un certo schematismo, ideologismo, retorica, ecco, perché anche i gruppi dell'estrema sinistra qui in Francia, appunto gauchiste, che erano nati per superare il vecchio modo di far politica della sinistra tradizionale, poi invece in piccolo riproducevano lo stesso vecchio modo di far politica della vecchia sinistra. Piuttosto, nei miei film, quasi sempre, piuttosto che attaccare quella che consideravo la parte politica avversaria, ho sempre preso in giro dall'interno la mia parte politica, la sinistra, ecco. E mi sono sempre disinteressato di quel discorso un po' ricattatorio che in questi casi si fa. C'è un'espressione latina, no? che suona cui prodest, cioè mi sono sempre disinteressato di quei discorsi che dicono però questa critica nei confronti della sinistra, questa presa in giro nei confronti della sinistra può essere usata dalla destra, può essere strumentalizzata dalla destra. Questo è un discorso stalinista che non mi ha mai interessato, no? Il discorso della doppia verità. In privato ci diciamo le cose che non vanno, invece in pubblico facciamo finta di niente e siamo monolitici. Questo è un atteggiamento che non mi ha mai interessato e che ho sempre combattuto. Ciao Michele, sono Simone, sono cattolico. Siamo tutti cattolici e ti vogliamo conoscere tutti. Tu la pensi come noi? Siamo molto simili. Tu come ti definiresti? Mi ricordo ateo e materialista. Me l'aspettavo. Ma c'è il tuo lavoro. Tu lo fai bene, con interesse, con passione, con molta professionalità. Tu credi nel tuo lavoro, tu sei credente. Noi abbiamo capito molte cose di te. Tu ci hai molto insegnato. C'è qualcosa in me, dentro di te, che mi commuove. Siamo uguali. Io sono comunista. Michele, io sono contento che tu esisti. Tu sei contento che io esista? No! No! Questo io ci sono delle cose che sono successe nel tempo. Sono diventato produttore, esercente, distributore, ho fatto politica in maniera volontaria, ecco, queste sono cose che sono successe, no? Però invece un'altra cosa ce l'avevo presente fin dall'inizio, non è successa, questa la pensavo, quella che sto per dire.
che a me interessava lavorare all'interno dell'industria cinematografica, però con le mie idee, però all'interno dell'industria, però con le mie idee, però all'interno dell'industria, finché questo era possibile, e per ora è sempre stato possibile. Non mi interessava essere poeticamente ai margini e già con questa posizione, come dire, ricattare lo spettatore, no? E quindi già ricattare nel senso di indurlo a un atteggiamento positivo perché uno sta ai margini e al di fuori. No, io volevo e voglio essere libero in me stesso, però all'interno dell'industria. Se questo poi non sarà più possibile, non dico tornerò al Super 8 perché quasi non c'è più, però all'equivalente di oggi è il Super 8.